Il web può essere un posto meraviglioso, un posto in cui rifugiarci, esprimerci, intrattenerci o sfogarci. A volte però sul web le persone possono condividere contenuti agghiaccianti. Non è difficile venirci a contatto e alcuni di questi negli anni sono riusciti a terrorizzare milioni di persone. In questa rubrica diamo un'occhiata ai video più spaventosi che riesco a trovare sul web. Come al solito inizieremo in maniera piuttosto leggera, per poi progressivamente vedere i contenuti più pesanti. Persone sensibili, siete state avvisate. Piccola parentesi per dirvi che se avete registrato o scoperto un video spaventoso sul web, potete mandarmelo alla mail che vedete qui o che trovate in descrizione. Se ritengo sia spaventoso, appariranno i prossimi video. Detto questo, iniziamo. Il profilo TikTok Tasha Daz ha pubblicato un video in cui spiega che ogni singola mattina si sveglia e in cucina trova alcuni libri per terra. Strano, dice, dato che si appresta sempre a raccoglierli e riporli sul bancone della cucina. Così decide di posizionare lì il suo PC e riprendere quello che accade durante la notte. Guardate. Tutto tranquillo all'inizio, ma all'una di notte qualcosa sembra rompere il silenzio. Le paure di Tasha, a quanto pare, non erano infondate, dato che alle 3 di notte. Sicuramente la cosa che fa venire i brividi è quella specie di risata che si può sentire in sottofondo. Come se un'entità si divertisse a spaventare Tasha facendole trovare i libri per terra. Nonostante tutto, però, può benissimo trattarsi di una scena architettata. Qualcuno, per esempio, ha posto l'ipotesi che ci fosse un buco dietro il muro, dal quale la donna avrebbe potuto tranquillamente simulare un episodio paranormale. Tasha risponde con un altro video, nel quale mostra chiaramente che lì non c'è alcun buco o fessura. Ma anche così è chiaro che una scena del genere è facilmente architettabile. Tuttavia, ritengo che abbia registrato qualcosa di parecchio interessante. Credete possa essere reale? La cosa interessante della clip che state per vedere è che è stata caricata da questo canale YouTube. Si tratta di qualcuno che pubblica video sui Pokémon e altri videogiochi totalmente innocui. Ecco, un mese fa però ha caricato qualcosa di diverso e molto più spaventoso. Il fatto che il suo canale sia incentrato sui Pokémon mi rende difficile pensare che sia un video architettato o fatto di proposito. Ma tralasciando questo, il ragazzo ci dà un po' di contesto nella descrizione del suo upload e scrive: "Stavo esplorando una casa di riposo abbandonata. Nel primo video stavo solo cercando di essere inquietante per pubblicarlo su TikTok. Poi mi sono reso conto di aver effettivamente catturato qualcosa. Nel secondo video, quindi, sono tornato con un mio amico perché volevo avere qualcuno lì che vedesse la stessa cosa con me. Non eravamo preparati a gestire quello che sarebbe successo." Questo era il primo video, quello in cui era solo. E si può chiaramente notare una figura scura che passa velocemente alla fine del corridoio. Quindi ritorna nel luogo insieme a un amico per vedere insieme se qualcosa si nasconde lì. E riprende esattamente quello che stava cercando. I saw something down there. Zoom in a little bit more. I'm trying to. Right there, right there, right there. See it? Remember? What the? Oh, what the? I saw that. That was actually a person. Bro, I'm not joking. Let's get out of here. Come on. Hold on, hold on, hold on. Do you mind? No, dude, that's Oh, yeah, now you're scared that that's there's. actually a person. Not joking. All right, well, then let's get out of here. Yeah, come on. Yeah, there's nothing there. Hey, let's go. All right. I know I saw something, and I know I'm not fucking crazy. Un suono agghiacciante. Non credo che un essere umano sia in grado di riprodurlo. Quindi cosa era lì con loro? Qualche animale? O forse la figura scura ripresa nell'altro video? I ragazzi sono letteralmente terrorizzati da ciò che hanno sentito e scappano il più in fretta possibile. Una reazione decisamente plausibile. Quindi vi chiedo, secondo voi, che cosa ha emesso quel suono? Paranormale o no, è sicuramente terrificante.
Nel 2014, una donna di nome Cecilia Carrasco ha dichiarato di essere stata attaccata da un fantasma. Si trovava a Santiago, in Cile, ed era andata nell'ufficio del suo avvocato, dove qualcosa l'ha spinta, facendola cadere a terra. Per fortuna non si è fatta male e abbiamo le riprese delle videocamere a circuito chiuso dell'ufficio, che hanno registrato tutto. Guardate. Guardandolo con poca attenzione, sembra che sia semplicemente scivolata, ma molti elementi sembrano suggerire altro. Per esempio, nel momento della caduta, la donna è ferma, immobile. Molto improbabile si tratti di una scivolata. Inoltre, compie un movimento innaturale, facendo sembrare che sia stata realmente spinta da qualcuno o qualcosa. Molte persone, comunque, credono non si tratti di paranormale. Ma la donna in un'intervista ha dichiarato di aver sentito due mani nel petto che la spingevano violentemente. Ha detto anche che pensava fosse arrivato qualcuno e l'avesse spinta per poi scappare, perché quello era ciò che lei aveva sentito. Nel filmato, però, è chiaro che nessuno era presente al momento dell'impatto. Cecilia ha dichiarato inoltre di non aver mai creduto ai fantasmi, ma dopo quell'episodio aveva addirittura paura ad uscire di casa. Credete sia effettivamente un episodio paranormale, o forse un incidente, e la donna ha approfittato delle riprese per raccontare una storia? A voi le conclusioni. Adesso passiamo a qualcosa di davvero più spaventoso del paranormale. Le persone. O meglio, alcune persone. Come lui, per esempio. Nell'agosto del 2020, una certa Maureen Martin di Toledo, nell'Ohio, ha ricevuto una visita inaspettata durante la notte. Era lui, un uomo non identificato che bussava alla sua porta in piena notte. Lee! Maureen ha dichiarato che stava per aprire la porta, ma una strana sensazione le ha fatto decidere di non farlo. E ha fatto bene, perché la videocamera nel campanello ha ripreso chiaramente che l'uomo aveva un'arma, quindi chiede di nuovo. La donna comunque non apre la porta. Così, stufo, l'inquietante personaggio se ne va, rivelando che non era neanche da solo. Probabilmente i due volevano derubare la signora, ma c'è chi sostiene avessero intenzioni peggiori. Stando alle informazioni che abbiamo, la polizia di Toledo non è ancora riuscita a identificare i due malintenzionati. Così, migliaia di abitanti sono rimasti con la paura di diventare la prossima vittima. E potrebbe andare decisamente peggio di come è andata a Maureen. Il canale YouTube ILMN Bagno Paranormal si occupa di esplorare i posti più inquietanti che riesce a trovare. E ci riesce bene, ragazzi, perché in questo video si trova in un rifugio sotterraneo, abbandonato. Come se il luogo non fosse già abbastanza spaventoso di per sé, il ragazzo cattura anche qualcosa fuori dal normale. Guardate. This is the room where I have my stuff. Anche se la sua reazione sembra veritiera. Allo? Credo che abbia trovato un modo per far riaprire quella porta e dare l'impressione che l'avesse fatto da sola. Ma le cose davvero strane iniziano ad accadere più tardi, dopo aver sentito alcuni strani rumori di passi. There's water down there. And this freak. Qualcosa sembra voler parlare direttamente con lui. Is that... Hello? Okay, so... No, wait, this... It's not plugged in.
Non lo so, mi puzza un po' di falso. Ma dopo altre cose strane, accade qualcosa di agghiacciante. Ok. I have to go for my stuff, so... Lui sembra non notarla, ma un'alta figura nera si nasconde dietro un muro proprio quando gira l'angolo. Quando si avvicina, diventa chiaro che nessuno in carne ed ossa sarebbe potuto nascondersi lì. La figura è spaventosa, e secondo me qui è successo qualcosa di particolare. Credo che tutto ciò che è successo prima della figura fosse messo in scena dal ragazzo in qualche modo, per fare visualizzazioni o spaventare, ma alla fine è riuscito a riprendere qualcosa che nemmeno lui si aspettava, qualcosa che non ha notato subito e che va oltre la nostra comprensione. Insomma, volendo creare qualcosa di finto, ha finito per riprendere qualcosa di spaventosamente reale. Sembra si tratti di un uomo ombra, entità che si limitano prevalentemente ad osservarci. Ma questo è solo il mio parere. Sebbene io non creda nel paranormale, lascio sempre aperte le porte a qualsiasi spiegazione, dato che, fino a prova contraria, in questi casi nessuna può essere confutata. Voi invece, cosa ne pensate? Magari tutto quello che ha ripreso è genuino? Forse solo qualcosa? Oppure credete che anche la figura in qualche modo sia stata falsificata? Fatemi sapere tutti i vostri pensieri qui sotto. Io ragazzi, ancora una volta, vi ringrazio per essere stati qui. Spero che anche questo episodio vi abbia lasciato un brivido lungo la schiena. E come sempre, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.